Benvenuti a tutti. Stiamo per assistere al concerto al pianoforte dal vivo del nostro amico Corsaro Nightfire. Corsaro è veramente uno stupore continuo per me. Infatti, mi stupisce sempre con la scoperta dei suoi molteplici talenti che io stessa ho potuto conoscere e valorizzare, invitandolo a non trascurare queste sue specifiche inclinazioni naturali, ma a dedicarci, sì, con maggiore consapevolezza delle sue capacità e potenzialità. L'interesse di Stefano per la musica nasce da bambino, sopra una piccola tastiera giocattolo, che crescendo diventò di 64 tasti, un bel salto per un ragazzino di 8 anni. All'età di 16 anni riuscì finalmente a frequentare una scuola privata di musica, ma l'insegnante di teoria, appena lo vide, lo ritenne troppo grande per iniziare lo studio del pianoforte. Però il ragazzo iniziò a suonare, improvvisando come farà questa sera, e l'insegnante scettico restò senza parole. Da quel giorno ebbe inizio lo studio vero del pianoforte. Corsaro in quegli anni si esibì in un teatro su un pianoforte a coda, prima da solo, poi a quattro mani con il suo maestro di musica. Che forte emozione per il nostro giovane amico. Infine un impegno ancora maggiore, l'esibizione in un ensemble musicale, un sestetto per dirla in maniera più semplice, pianoforte, sassofono, due clarinetti, due flauti traversi. Poi Corsaro interrompe lo studio della musica, anche se questa resterà sempre una passione che continuerà ad esercitare da autodidatta. Questa passione lo ha portato qui questa sera ad esibirsi per noi. E noi lo ringraziamo moltissimo. Ringrazio altresì le gentili e i gentili interpreti dei testi poetici e di prosa che intermezzeranno i brani musicali di Corsaro, che via via presenterò uno ad uno. Prego, Corsaro.
iniziamo con le letture dei testi poetici e di prosa. La prima interprete è Lorenza Colicigno, che ci legge la sua poesia Echi di violino. Prego, Lorenza. Grazie. Echi di violino, echi di parole. Risuona come un eco di vento il violino di mio padre. Vibra come un trillo d'allodola, si impenna fino al vertice d'un gorgheggio d'usignolo per sfinire nel frinire di cicale o nel lamento ora stridente, ora sommesso, di una donna, di un uomo. Arresi al destino. Sublime e lirico il violino di mio padre. La sua voce, solitaria e domestica in certi pomeriggi, invasi da note e accenni di canto, o immersa o sommersa nel coro stipato del teatro cittadino. Echi di un tempo d'adolescente, ora devota, ora insofferente al dominio della musica. E mi prende ancora oggi l'armonia di arie ed opera, di parole e gorgheggi d'ugole che narrano d'amore e d'odio, di passioni e d'abbandoni che riecheggiano di risate e di pianti umanissimi, pur nella scenica finzione. Parole e gorgheggi d'ugole, musica dentro la musica. Ne raccolgo l'eredità nei miei versi, musica che può inerpicarsi su fino alla vetta di un equilibrio perfetto di stile o crollare nel ventre del dolore o della resa al dolore. Le voci della natura, che imita la voce del violino, che imita la voce della natura, sono musica. Le voci delle sconfitte e le voci delle vittorie sono musica. Le voci delle emozioni e delle speranze sono dono del violino di mio padre, per sempre inciso nella mia anima. Mio padre, il suo violino, la sua musica, la mia sfida. Thank you.
Fiona Simon ci leggerà un testo tratto dal romanzo 900 di Alessandro Baricco. Prego, Fiona. Tutta quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. E il rumore su quella maledettissima scala era molto bello tutto. Ed io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone e non avevo dubbi, era garantito che sarei sceso, non c'era problema. Col mio cappotto blu, primo gradino, secondo gradino, primo gradino, secondo gradino, terzo gradino, primo gradino, secondo. Non è quel che vidi che mi fermò, è quel che non vidi. Riesci a capire, fratello? È quel che non vidi. Lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, tranne... c'era tutto, ma non c'era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello, la fine del mondo. Ora tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88, tu sei infinito. Questo a me piace, questo lo si può vivere. Ma se tu... ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me... ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai. E questa è la vera verità, che non finiscono mai. E quella tastiera è infinita. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedete le strade? Anche solo le strade, ce n'erano migliaia. Come fate voi laggiù a sceglierne una, a scegliere una donna, una casa, una terra che sia vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire? Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Non avete voi paura di finire in mille pezzi solo a pensarla quell'enormità, solo a pensarla, a viverla? Io sono nato su questa nave e qui il mondo passava ma a 2000 persone per volta, e di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare su una nave tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato a vivere in questo modo. La terra, quella è una nave troppo grande per me, un viaggio troppo lungo, una donna troppo bella, un profumo troppo forte, è una musica che non so suonare. Perdona, amico mio, ma io non scenderò da questa nave. Al massimo posso scendere dalla mia vita. Thank you.
la volta di Rubin Maio, che ci legge La mia banda suona il rock di Ivano Fossati. Prego, Rubin. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. È una musica che è speranza, è una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliatemi, no, non ancora. Oh, e non fermateci, no, per favore, no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza, da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta. La musica è passata, è un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliatevi, no, non ancora. E non fermateci, no, per favore, no. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde medie e a modulazione di frequenza. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliatevi, no, non ancora. E non fermateci, no, per favore, no. Thank you.
Prima di lasciare la parola a Marlunnik, che ci leggerà Seduto sulla luna di Renato Zero, vi voglio ricordare che queste di Corsaro sono improvvisazioni, sue improvvisazioni. Prego, Marlo. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano a nascondersi, nel silenzio non le trovo più. Sai, non è leggera questa musica che a volte mi ferisce, ma dopo mi guarisce. E allora suona, e suona per me un pianoforte che suona da sé, perché lui sa cosa sto pensando, sa che rido mentre sto piangendo. Suona, e suona per me anche l'orchestra più bella che c'è, per un Pierrot che sta seduto sulla luna mentre la terra si allontana, che quasi quasi non si vede, non si vede più. Ho vissuto tante vite, qualche volta futili. Ha deciso quasi sempre la fatalità. Chi non mi abbandona è questa musica che a volte mi ferisce, ma dopo mi guarisce. E allora suona, e suona per me un pianoforte che suona da sé, perché lui sa a cosa sto pensando, sa che rido mentre sto piangendo. Suona, e suona per me anche l'orchestra più bella che c'è, per un Pierrot che sta seduto sulla luna e piano piano si abbandona finché il rumore del mattino non lo sveglierà. Thank you.
Eva Cry legge Il Suonatore Jones, tratta dall'album Non al denaro, non all'amore né al cielo di Fabrizio De André, a sua volta ispirato all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Prego Eva. Grazie Rosanna. In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità. A me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore, e allora perché coltivarla ancora, come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato, per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. E poi, se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finiscono i campi alle ortiche, finiscono un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
Ora Sergei Zarf ci leggerà Vivo per lei di Andrea Bocelli, accompagnato sempre in sottofondo dalla musica di Corsaro Nightfire. Con questo brano si conclude il concerto di Corsaro, che ringrazio ancora per questa magnifica serata. Ringrazio ancora le interpreti e gli interpreti dei testi e la loro eccellente prestazione attoriale. Grazie a tutti voi di essere intervenuti a questa serata e con questo ultimo brano vi diamo la buonanotte. Vivo per lei. Vivo per lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io, lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera. Di chi è da solo e adesso sa che è anche per lui. Per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. La morte è lontana. Io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale. A volte picchia in testa, ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando parte. Vivo per lei dentro gli hotel, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande e amore produce. Vivo per lei, nient'altro ho, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso, io vivo per lei. Io vivo per lei sopra un palco o contro ad un muro. Vivo per lei al limite, anche in un domani duro. Vivo per lei al margine, ogni giorno una conquista. No. La protagonista sarà sempre lei. No, questo non volevo fare una cosa, nel rispetto. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pause e note in libertà. Se fosse un'altra vita, la vivo per lei. Vivo per lei la musica, vivo per lei, è unica, io vivo per lei, io vivo per lei, io vivo per lei.